questa lucettina. Ok, le bacche le trovo così, bellissimo. Ma la moto è una roba che ti danno subito Non lo o so, ho che ancora magari. paura di scoprirlo. Ah, io pensavo che magari tiro un leggendario, no? Come tutti i Non lo so se è un Pokémon, tutte le leggendario o un mattine. Invece magari. misterioso, anche una taccazze cosa. O Pip che vola nel Ah. cielo, va bene. Come si vede bene la Pokéball, mi piace. Mi piace. Solo quella si vede bene, forse. Io ancora non lo so, quindi Lechonk. Ma Ma il nome è bellissimo, Lechonk. level design e quant'altro è come Arceus. Qual è level design? Non c'è level design in questo gioco. Per ora, level design è una mappa tutta aperta, quindi dipende com'è la geografia, devi dire, non level design. Pardon. Allora, E come grafiche, queste cose qua, come leggende arti, più o meno. Hanno migliorato Hanno qualcosa? preso un po' di cose, ma hanno tolto tante cose belle di leggende, purtroppo. Tipo, ti potevano seguire. Cioè, potevi cacciare più Pokémon dalla Pokéball. Adesso lo puoi cacciare uno solo e non volevo neanche combattere. Vabbè. Non puoi catturare nella maniera intelligente che hanno fatto su leggende che c'era ovunque. Nell'anime che era Pokémon di senza. tipo. No, che era senza combattere perché ci tira la Pokéball nel cranio, quello è stordito e rimane nella Pokéball. Come va con le catture? E sto finendo le Pokéball, ecco come va. Madonna, mi ha scantato. Cos'è stato? Calma. Va bene, andiamo alla scogliera. La fonte del verso misterioso. E mi sa quello che stava svolicchiando senza radar e si è scantato su Bumuro. Un po' che è stato anche in Sole e Luna, se non sbaglio, comunque hanno messo diversi Sì, che Pokémon c'erano all'ultimo i pochi Palkia. passaggi in Sole e Luna, certo. Ma Esatto. prima tu avevi questo movimento e che li avevi con le MN e quindi dovevi eliminarti delle mosse dalla tua squadra per poterti spostare. Adesso è tutto E in. per poter usare quelle mosse dovevi vincere le palestre. Quindi effettivamente per fare il viaggio eri costretto a fare le palestre. Da Sole e Luna Sì, hanno sì. messo i passaggi. Oh! Sta schiantato, poveraccio! Sì. Guarda, ci sono gli Non a. ricordo se. Aspè? Però mi. Però sì, questa sì che è una moto. Perché se non ricordo male, tipo, ho giocato Platino. Tipo, dovevi avere i Pokémon in squadra per poter utilizzare le Sì, MN. ma è Invece. sempre stato così. Invece già in Ma Sole e no, Luna, se non un sbaglio. momento, mi sono salvato da una caduta perché il cellulare può volare e tenermi. Sì, è un Rotom. Ok, e che cazzo mi serve quello che vola? Mi sposto col telefono, mannaia. No, no, no. Ti Cioè. salva da una caduta, ma non ti sposti più, mi pare. Non è un aereo. E ci attacchi un navigatore, certo che lo diventa. Ma è già il Ok. cellulare un aereo. Ok. Madonna. Tralasciando che sei bellissimo. Una bellissima moto sei. Dai, ti aiuterò io, amico caro. Ma sembra proprio. La storia di Dragon Trainer, comunque. La moto senza piedi. No, ce li hai i piedi. Eh sì che gli do qualcosa. Gli do il panino, gli do. Lo vuoi il panino? Panino, guarda che bello il pane! È sdentato, è letteralmente sdentato. E mi sa che quello di Scarlatto è ancora più sdentato, allora. Sono proprio triste. Lo volevo il panino. Ma è infinito, quindi non è per Ma. sempre. Ok. Mi sarebbe piaciuto il Knick. Lo riuso ogni volta. È davvero sdentato questo. Guarda che Beh, bello! mia sorella.
mia sorella mi ha appena mandato la foto della sua finestra spaccata in camera. Bello. Ci è andato contro un picciolo. Ma che caspita. Va bene, si inizia a fare i salvataggi di tutte queste cutscene, perché sono davvero belle. Ma ok, è freak per le cosce sto cazzo di coso, perché sono i propulsori le cosce. Che hai visto? Vabbè. Madonna! Megazord! Attivazione! Va bene. Ok. Mi piace però, mi piace. Ma come voli piano? Ok, sei un razzo propulsore. Addio, amico. A me a vederlo così non piace per niente. è diventato pixeloso nel buio, però. È veramente un pisello, Daniele. Ma perché mi devi rovinare le cose? Ah, ma mi sta aspettando. Un pitisnello. Dai, no, non è un pisello, guardalo. È un albero di banane. Ah, mi stai guidando? Ma che sei bello! E non posso andare veloce. Devo andare piano. Va bene. Che non ti devo superare, a quanto pare. Ma che cazzo! Ma che è? Kryptonite! Tutto ok! Infatti è colpa tua. Certo, non è colpa tua il fatto che lui abbia urlato e sia caduto un pezzo di strada. Ma sei fantastico tu un altro. Può succedere. Basta credere nel cuore. Che livello sei tu? No. Dovrei provare a lanciare Pokéball. Finché non riesco. Lo faccio o non lo faccio? Lo faccio o non lo faccio? Lo faccio o non lo faccio? Non lo voglio fare ora. Oh, ma ne hanno chiamati i fratelli. Ma porca miseria. E si sono cagati in mano. Va benissimo. Giusto per questo tipo di Pokémon... giusto per questo tipo di Pokémon mi piacerebbe avere entrambe le versioni a sto punto. Laundum di prima che non l'ho fatto. Maledetto bastardo. È venuto per farmi male. Lo sapevo che lo dovevo fare la Pokéball. L'amichetto mio mi sa che la subisce la botta. Non riesce ad aprire la borsa perché mi tremano le mani. Ma vaffanculo. No! Ma che? Ma non me l'ha ammazzato. Eh sì, eh. Quello sguardo da rottura di quarta parete... è stato strano. Però lo accetto. Ma porca miseria, ma perché fate... perché fate i Tauros voi, eh? L'hai visto lo sguardo che ha fatto verso la telecamera, sì? Ma vabbè, era verso... Poteo... Ah, ma... Vabbè, no, pterodattilo sei. E t'ho detto di fare questo, salva... Ok. Bello. Bello davvero. Cioè, lui l'ho incontrato semplicemente perché non sa volare e si è schiantato. Cioè, è stato accecato da un faro e si è schiantato. E gli ho dato un panino.
stato il faro a farti male. Non mi dire che lo abbatti adesso. Ah, non ce la fa più. Gioio mio! Sembra un po' un Cyclizar. Ha detto. Sì. Questo è uno starter. Questo Pokémon è uno starter. Mamma mia, l'incontro da starter più bello. Ok, non è proprio un tuo Pokémon. Peccato sì. Lo chiamerò davvero sdentato questo. Va bene, se ti vuoi picchiare contro. I numeri di telefono, quindi ci possiamo chiamare allora. Ok, mia madre allora non mi vuole parlare al telefono se non mi ha dato il numero. Comete contro avversari fortissimi. Ok, ma ha sempre la cosa AOE? Di nuovo una volta sola l'MT. Che cattiveria. Accademia? Che ci fai qui? Poverino, sta svolazzando. Ti chiami Pepe? Sei il figlio del professore Pokémon. Professor Turum. Perché mi sa tanto da cattivo finale proprio per questa cosa? Non vedo cosa c'entri per uscire dall'ombra del padre. Fa il cretino. Ci fa questo Pokémon? Perché ha questa forma? L'ho trovato ai piedi della scoglia. No, mi ha salvato. E mi ha salvato. Eh sì, cambiare forma. Perché ti ha chiesto cosa ci fai con questo Pokémon e perché ha questa forma? Lui lo conosce, l'ho già detto, perché lui già dall'inizio ha detto che ci fai qui. Miraidon è quella che assume quando lotta, la vera forma. Ok. Ah, voleva tornare nel laboratorio. Che anche tu sei uno studente. Eh sì. Non si lascia mansire da un lon... Va bene. Allora mi tocca assicurarmi che ne sei all'altezza. Questo vuole menare. Vuole menare le mani, sbrigatito e nel box. Vabbè. Pepe. Livello. Per capire se sono fottuto. Dei brutti ricordi, diamoci in taglio. Non è che farà tanti giochi di parole sui capelli, no? Perché? Non lo so, diamoci un taglio e si tocca i capelli. Ma brutto colpo, ma vergogna. Allora, dato che... brutto colpo, questo può essere un roll. Facciamo che... e faccio... che... ma... Miraidon che sta guardando la partita e sta smozzicando qualcosa. Te? No, sta sgranchiendo il collo, va bene. Quanto ti caccio? E guardalo! Sì, lo vedo, è un po' strano nel farlo. Lo so che è un po' strano. E poi di continuo, tra l'altro. Vabbè. Gli è presa male, sì. Oppure sta tentando di ingoiare il panino che si è incastrato nel gargarozzo, te? Facciamo colpo coda. Oh, non essendo una Nuzlocke, me faccio ammazzare, Hoppip.
così posso mettere fletching e fare l'attacco rapido. Anche se non dovrebbe, dovrebbe essere più veloce. Sì, sono mancino. Perché su Sole e Luna me la facevi lanciare con la mano sinistra? Pokéball, qua no ancora. Va bene, dovevo mettere fletching da subito invece. Ed ecco che metto il suo secondo Pokémon. Vero? Entomo blocco. Ah no, ne aveva uno solo per fortuna. Va bene. Non sembro malaccio, grazie. Mi hai dato 300 denari. Ed è giusto così. Ah, che ha smesso Cucollo. Eh sì, è ben fatto. Ah, l'avevi appena catturato quello, va bene. La Pokéball che mi serve per contenere quel Pokémon. La Pokéball. Quindi era tu o il Pokémon? Se avevi la sua Pokéball, può contenere. Ed è pure normale, vabbè. Io la Pokéball l'ho mollata e con questo me ne lavo le mani. Buona fortuna. Come? Te ne lavi le mani? Ma che merda! Ha abbandonato il Pokémon così. Non va bene. Beh, gioia mia. Quindi sei con me? Ok. E adesso si viaggia esclusivamente con lui. Mi fai vedere la scuola. Ah, dal faro vediamo la scuola, va bene. Ah! Diciamo che è in bella vista, è un castello medievale la cacchio di scuola, se è quella. Mesapoli. Una città-stato. Ok, la scuola. Chissà cosa c'è dentro quella Pokéball. Vabbè, non vedo l'ora. Il panorama? Montagne per ritelo, erbe e foreste. Ok. Certo, visti un po' meglio quegli alberi. Va bene. Benvenuta a Paldea. Grazie. Eh sì, Ma è davvero una stazione di servizio il centro Pokémon? Ma cioè, mi curi i Pokémon perché ci minta benzini dentro, gasolio. Senti che chitarriate però, bello. Tenten addirittura, via, via. Stai nella Pokéball e basta. Facciamo prima. Bravo. Tu-tu-tu-tu. Ok, ma guarda, guarda la mappa! Sì, Che caspita! Ma perché? Va bene. Va bene. Avrò comprato la versione di debug. Ok, quindi effettivamente... Che cazzo? Cetrioli di mare? Quello è un Magikarp? Si sono ammucciati. Ok. Wiglet! Ma allora, è un'evoluzione o è una forma alternativa, una forma regionale? È un altro Pokémon, sì. Ah, è simile, non è lui però. Ok. Perché mi ha lasciato un po' di...
c'è una bolla al centro dello schermo. Va bene.